Buonasera a tutti, io mi chiamo Susanna Glavaš e stasera faccio da moderatrice a questo incontro che ho proposto a questa libreria. Loro con grande entusiasmo e grande impegno si sono prestati a darci questa bellissima sede per stasera, per un libro che presentiamo dell'autore ebreo tedesco Stefan Moses, è uno dei più grandi pensatori, filosofi dell'epoca della contemporaneità, e qui con noi abbiamo il suo traduttore, curatore dell'opera, il professor Ottavio Di Grazia, che insegna a Suor Orsola Benincasa. Interverranno il professor Vitiello, emerito dell'Università San Raffaele di Milano, e il professor Lucrezi, Francesco Lucrezi, dell'Università Giurista dell'Università degli Studi di Salerno. Con noi ci sarebbe dovuto essere stasera anche il rabbino Shalom Bachbut, che è, come sapete, il rabbino capo non solo di Napoli ma di tutto il sud Italia, il quale si scusa, purtroppo ci teneva tanto a essere presente qui stasera con noi e si scusa tanto, ma gli è sopraggiunto un impegno molto importante con una persona molto importante per un progetto molto importante, e quindi ha dovuto a Roma, purtroppo in me, quindi siccome non ha ancora il dono dell'ubiquità con tutte le sue virtù e le sue qualità di grande maestro, non è potuto venire e ha mandato il suo contributo, il suo testo che io leggerò. E quindi vi presento vi presento questo autore, Stefan Moses, e questo libro che è uscito con la casa editrice Luciano Editore di Napoli, Figure filosofiche della modernità ebraica, ed è la prima traduzione in assoluto di questo testo, che sono in effetti state le lezioni di Stefan Moses, ebreo berlinese, nato nel 1931 e morto a Parigi nel 2007. La traduzione e la cura è del professor Ottavio Di Grazia, è la prima traduzione in italiano in assoluto ed è il secondo libro che Ottavio dedica a questo grande pensatore ebreo tedesco. Il primo, che vi raccomando pure vivamente da leggere, è stato Un ritorno all'ebraismo, colloquio con Victor Malka, è pubblicato con la Claudiana. Entrambi i libri sono importantissimi, non solo per chi si occupi di filosofia, ma sono importantissimi per chiunque si occupi o voglia sapere qualcosa di più sull'ebraismo. Questo libro qui che presentiamo stasera sarebbe stato il primo di una collana, sul Mediterraneo, se non sbaglio, è vero? E quindi il libro si presenta molto bene, appunto c'è il mare Mediterraneo, ci sono le sponde, e facciamo i nostri complimenti all'editore, che è un napoletano, che ha accolto, abbracciato questa causa di pubblicare questo testo. Io non mi dilungherò molto per adesso, voglio soltanto dire che parliamo di due opere di traduzione. Essendo io stessa una traduttrice, posso dire soltanto che richiamare un esempio, ed è l'esempio che voglio richiamare, è l'esempio di San Girolamo. San Girolamo è stato un mio conterraneo, perché io sono nativa della Croazia, e San Girolamo, il padre della Vulgata, ossia la traduzione latina dell'Antico Testamento,
appunto era nativo di Stridone in Pannonia. Di questo San Girolamo è anche non solo che è stato l'autore della traduzione latina, quindi per la quale si era ritirato nel deserto in una grotta, per cui viene raffigurato con il teschio sempre nella grotta. Lui ha affermato che tradurre, cioè lui preferiva tradurre anziché fare opere di compilazione. Ora, trattandosi di due traduzioni che sono veramente traduzioni brillanti, non lo dico perché qui stasera presento un libro del caro amico Ottavio, ma lo dico perché veramente tradurre qualsiasi tipo di traduzione, anche le fiabe, è un'impresa ardua. Tradurre Moses, sicuramente chi traduce deve diventare l'alter ego dell'autore. Ora, nel caso di Ottavio, lui è stato non solo traduttore dal francese di due opere di Stefan Moses, ma anche curatore delle medesime opere. Quindi, che vuol dire traduttore? Cioè, si è assolutamente, possiamo dire che se ha voluto proporre in Italia, tradurre per gli italiani queste due opere, non è stato, cioè è stato sicuramente perché lui ci credeva profondamente, perché sicuramente lo sentiva come il suo alter ego, dopo glielo chiediamo, penso di essere sulla strada giusta, perché il traduttore si sceglie, diciamo, quando è possibile, quando non è proprio costretto a lavorare per sopravvivere, ecco, come dire. Si sceglie il proprio autore, quindi faccio i miei complimenti per questi sia l'uno che l'altro testo, ma stasera parlando di figure filosofiche di questo testo, il secondo libro, Figure filosofiche della modernità ed ebraica, non possiamo richiamare anche il primo libro, che è altrettanto importante e che è stato fondamentale, cioè sono due libri fondamentali per la filosofia in generale, per la storia della filosofia e soprattutto per la filosofia, diciamo, il segmento filosofia ebraica.